numericamente sono due poesie dedicate alla madre, ma sono straordinarie, soprattutto la prima, dove la Singer, questa macchina per cucire, si umanizza. Questa persona della madre, la madre di Raffaele, diventa la macchina per cucire. Che significa questo? Quando noi amiamo il nostro lavoro, quando questo lavoro, questo mezzo è sacrificio per noi, è fatica, ci addentriamo in questo mezzo, diventiamo una sola cosa. E allora questa macchina per cucire, su cui la miglior parte della sua vita, la madre di Raffaele, per aiutare i familiari, diventa un simbolo. È un simbolo, straordinario, perché evince, cioè da cui si evince questa umanità che noi trasferiamo anche nelle cose, negli oggetti. La natura. Ecco perché io dicevo il mondo esterno, che però si interiorizza, diventa elemento che si trasferisce nell'anima del fanciullo, il quale ha sperimentato, ha vissuto questi momenti difficili, del padre, la guerra, le bombe e la mancanza di cibo a volte, e lui fa riferimento concreto, materiale, a volte alla raccolta dei piselli. Quell'anno, dice Raffaele, raccolta dei piselli non andò bene e non si mangiò nemmeno. Naturalmente sembra, è chiaro, sembra un'espressione di una crudezza straordinaria, però questa crudezza assume dei toni straordinari proprio perché recuperata dalla memoria, che la trasforma in una dimensione più ampia, che fa dell'uomo, della persona umana, nella fattispecie mi pare la nonna, ne fa un'altra eroe, è una significazione della vita difficile che l'uomo quotidianamente deve affrontare. Sembra un semplice quella di Raffaele. Nella prefazione, presentando un passo di Leopardi, dice appunto che Leopardi dice che l'uomo, l'individuo, va alla ricerca a volte di espressioni retoriche, del difficile, ma invece il contatto materiale con le cose, la semplicità, è quella che fa dell'uomo un poeta. Però il termine non è assolutamente semplice, scusate il bisticcio, perché il semplice è quando di più difficile è costruito e ha in nuce poi tutto ciò che può avvenire in seguito. Quindi è un universo straordinario che si raccoglie in se stesso, questo semplice. I numeri semplici, l'uno, sembra il numero, eppure contiene il tutto. È l'inizio di tutto e contiene il tutto. E quindi dicevo, lo stile di Raffaele certamente non è ricercato, ma è complicato. È complicato e complesso perché esprime questa dimensione spirituale straordinaria che ne fa un poeta. Non mancano anche sul piano stilistico ciò che poi chiameremo quasi un correlativo oggettivo alla Montale. Perché lui usa delle espressioni, io non ho avuto il tempo di indagare nei dizionari, perché tu usi delle parole, delle espressioni che io ho riportato qui. Sfrigolio, scarpisare, e perché lui ricorda, guardate, il termine non si può non dire che questo non sia un efficacissimo termine, perché noi, io pure l'ho fatto, mi ricordo alla fine della nostra stazione, più di 50 anni fa naturalmente, non diciamo troppo, e andavamo a pigiare, ecco, pigiare, della capostazione,
più di 50 anni fa, naturalmente, non diciamo troppo, e andavamo a pigiare, ecco, pigiare, pisare, ma ha un altro significato, come spaparanzà, napoletano spaparanzà, che è entrato nel dizionario italiano. Io non so se scarpisare non c'è, è un neologismo, è onomatopeico, perché da la sibilante S, dal friggere, scusate, dell'uva che viene schiacciata sotto i piedi. Poi dice ancora, sbriciolismo della strada, cioè lui col papà su questa strada che si sbriciolava. Naturalmente le nostre strade di una volta, che non erano asfaltate, crepitavano sotto i nostri piedi. Quindi ritengo che Raffaele, anche nello stile, nella ricerca delle espressioni logiche, non l'abbia fatto volutamente, perché altrimenti si scadrebbe in una forma di retorica, ma è venuto, ha scritto un altro testo col quale sono d'accordo in molta parte, però non sono d'accordo con la fabbrica delle parole. Ma non mi sembrano fabbricate, e questo glielo voglio rimproverare. Queste espressioni non mi sembrano affatto fabbricate, cioè costruite razionalmente, ma vengono fuori da un contatto epidermico in un momento particolare. Quindi per questo, vabbè, potremmo anche non essere dialettica, siamo tutti d'accordo sempre un accomodamento. Invece uno, con rispetto dovuto naturalmente, perché per la stima che ho per Raffaele, certe cose, ognuno esprime poi il suo pensiero. Quindi, riportando Raffaele con queste poesie, con questo excursus, le cose, e i nostri bambini, purtroppo, i nostri ragazzi, si spiega il loro, dice, ma molti genitori dicono, ma io mio figlio non sa tutto. Il tutto non è la tecnologia, non è certamente il possesso dei beni materiali. Vi ringrazio. Queste belle cose, diciamo, perciò io continuo con la recitazione delle poesie, anche per, come dire, collegare le cose che sono state dette ai testi. Dopodiché Daniela ci allieterà con le sue canzoni. Voglio ringraziare anch'io il Presidente che ha consentito la manifestazione di questa sera. È una persona, no, ma io apprezzo e ammiro la tua sensibilità verso il mondo della cultura, verso coloro i quali cercano di dare qualche cosa di più. E ringrazio te, ringrazio il circolo, ringrazio tutti loro che sono intervenuti. Voglio leggere un poco di testi in modo che si possano collegare, come ho detto prima, le parole dei due amici ai testi, alle parole. Volevo solo dire una cosa, perché dopo 50 anni ho scritto queste cose? Perché l'ho scritto anche nella premessa, non riuscivo a trovare la forma adatta per esprimere le cose che volevo esprimere, che volevo dire. Tanto è vero che ho composto alcuni testi e che non mi soddisfacevano man mano che li scrivevo, però c'era un urge di dire queste cose. Come dire, è uno scavo della memoria, ma soprattutto ho voluto fare un'operazione, quella di cercare il senso di quelle cose, delle cose di allora, perché quando noi viviamo i 10, 15, 20 anni, noi non diamo neanche un senso alle cose che facciamo, comprendiamo il vero senso, il vero significato di quelle cose. E è stata una disamina delle cose del passato, tentativo di ricavarne il vero significato. Per quanto riguarda, solo una breve cosa poi leggo. Io ricordo sempre del Vangelo di Giovanni, in principio era Verbo. Verbo un caro fatto maestro. In principio era la parola,
Poi la parola è divenuta carne. Nelle mie lucubrazioni metafisiche sulla parola, io dico che se non ci fosse la parola, non ci sarebbero le cose. E bestemmiando quasi, ma diciamo in una visione piuttosto laica, non ci sarebbe nemmeno Dio se non avessimo la parola di Dio. Perché è la parola che crea le cose. Vanno le chiacchiere, voglio leggere un po' questa cosa. Perché sarebbero delle discussioni molto...